Tornando a Bologna, strage ovviamente, come dicevi, è stata anticipata poi da altri eventi drammatici. In quel preciso momento storico, quella strage a che cosa serviva? Beh, lì c'è un passaggio molto importante. Diciamo che tra il 78, Moro, e l'82, l'Italia cambia completamente rotta e inizia la sua discesa. Cambia quello che è più importante, completamente il sistema economico italiano. Noi sino al 78-79 abbiamo un sistema economico misto, capitalista ma anche keynesiano, basato un sistema solidaristico, e con l'avvento del libero mercato e della deregulation voluta fortemente da Ronald Reagan e Margaret Thatcher, la nostra politica cambia in maniera politica economica e monetaria, mi riferisco, cambia in maniera tragica sino ad arrivare nell'82 col divorzio tra il Tesoro e la Banca d'Italia. E le persone che in quel momento si battevano per non cambiare quel sistema economico vengono eliminate. Quindi è un periodo importantissimo per la storia d'Italia, un periodo in cui tante persone hanno perso la vita oppure hanno perso i loro incarichi. Pensiamo a Moro, ma pensiamo anche al governatore della Banca d'Italia, Baffi, Sarcinelli. Insomma, diciamo che le persone che potevano in qualche modo, che non erano d'accordo col trasformare un'economia come la nostra, che era un'economia su una base solidaristica, come dicevo prima, mista, e non volevano trasformarla in un libero mercato basato sui tassi di interesse, adesso non entriamo troppo nell'aspetto economico, sono stati fatti fuori. E visto che quando si deve far fuori una classe politica o un certo tipo di persone, purtroppo il meccanismo che è stato utilizzato in Italia è sempre stato quello del terrorismo come fattore interno stabilizzante, tutti gli impo più importanti passaggi italiani sono stati segnati da omicidi e stragi. Perché? Perché comunque quando si deve stravolgere una determinata struttura di potere, la paura e il terrore sono fondamentali, sia per i politici, ma sia anche per la popolazione.